Capitan Claudio Innocenzi, 7-7, l'ultima partita di questa prima fase di Coppa Italia contro la Lazio, prima Stella Cittadina che metteva in palio secondo posto del girone e dunque anche la qualificazione alla fase successiva. Roma ha centrato l'obiettivo, ce l'ha fatta, due vittorie, due pareggi, esce da questa prima fase con segno più che positivo. Assolutamente, noi lo sapevamo che sarebbe stata dura. I cugini della Lazio ce la mettono sempre tutta contro di noi. E diciamo che sono emerse tutte quante alle fatiche di questi tre giorni, sono state 4 partite intense, fisiche, psicologicamente molto provanti, e è andata bene perché abbiamo acciuffato un pareggio ottimo che ci aiuta a crescere e ci fa capire anche dove siamo andati a sbagliare. Due partite nella giornata, l'ultima con il Posillipo e con la Lazio, due pareggi diversi perché per la prima volta contro la Lazio la Roma è stata sotto, ha preso un passaggio 5-0, sotto di due gol, ha reagito e poi è andata sul più uno. Dunque che anche i nervi sono stati testati di questa squadra. Assolutamente sì, perché noi sapevamo che loro avrebbero imposto il loro gioco fin dall'inizio. Loro sono andati avanti, hanno iniziato a nuotare, hanno iniziato a fare il loro gioco. Noi invece non ci riuscivamo, soprattutto davanti. È mancato l'uomo in più, è mancata la lucidità sotto porta, sono mancate le situazioni di gioco che stamattina invece riuscivamo a trovare. È solito dopo una bella prestazione fare un piccolo calo anche da un punto di vista psicologico. Era un derby, ci tenevamo molto a farlo bene, fortunatamente abbiamo preso quel punto che ci permette di andare avanti alla seconda fase. Siano Ciocchetti, Roma Visnova esce da questa Coppa Italia con un segno più che positivo, due vittorie e due pareggi, è una squadra che termina le partite in crescendo. Beh sì, siamo cresciuti dalla prima partita ad oggi. Oggi si è vista tutta la stanchezza accumulata nelle partite precedenti, sia noi che loro alla fine eravamo praticamente morti, però abbiamo tirato fuori quel pizzico di energia in più che avevamo e siamo riusciti a portarci a casa questo pareggio che ci permetterà di passare alla fase successiva della Coppa Italia. Con la Lazio è sempre una partita particolare, avanti 2-0, poi parziale di 5-0 sotto e di nuovo lì è emersa cosa? La testa, i nervi o anche avete messo a posto qualcosa lì allo tattico? Beh sì, noi abbiamo preso questo parziale che poi ci siamo portati avanti tutta la partita, non puoi prendere un parziale di 5-0, poi loro sono andati avanti, poi è difficile riprenderli perché comunque anche se sono una squadra molto giovane, una squadra che nuota parecchio, che lotta fino alla fine, ci hanno messo in difficoltà soprattutto con questa loro caratteristica principale, però insomma siamo stati bravi a tenere sempre lì il risultato e alla fine a costringerli insomma alla disfatta, nel senso che il pareggio per noi era buono per passare il turno, quindi è andato bene così. Prossima fase a Brescia, 7-8 di ottobre, importantissima, sarà un altro test probante contro squadre di alto livello. Possiamo dare anche, diciamo, tirare le somme di questa invece prima fase? Ti aspettavi due vittorie e due pareggi, ma una squadra che già pronti via, comunque ha messo del suo e di buono. No, la squadra ha reagito subito, ha subito immagazzinato il lavoro che avevamo fatto in queste 5 settimane, ancora gli automatismi non sono perfetti, però abbiamo cominciato a lavorare e a mettere in pratica quello che proviamo durante la settimana. Alcune cose ci sono riuscite meglio, altre meno, dobbiamo lavorarci ancora. Il campionato inizia fra 2 settimane, però io sono molto contento perché comunque abbiamo affrontato delle squadre forti. Posillipo secondo me è una delle 4 forze del campionato, abbiamo affrontato l'Acqua Chiara anche senza portiere, però insomma è una bella squadra, la Lazio e l'Ortigia è lo stesso, quindi sono contento proprio per questo e principalmente perché stiamo assumendo una mentalità vincente, una mentalità forte, stiamo costruendo un gruppo molto coeso e sono sicuro che questo ci permetterà di arrivare lontano. Grazie.